Si è svolta a Cesena, in esclusiva presso l'Orogel Stadium di Manuzzi, la cerimonia inaugurale della 20ª edizione Torneo Città di Cesena. Il trofeo internazionale di calcio giovanile che avrà luogo nelle città di Cesena, Cervia, Cesenatico e Bellaria Igea Marina. Cerimonia con sfilata dei club partecipanti e saluto finale attraverso spettacolo pirotecnico. Il tutto organizzato accuratamente da Accademia Calcio Cesena e PlaySport Fiaggi. Direttore Daniele Martini, organizzatore del torneo Città di Cesena, cosa contraddistingue tale torneo giunto alla 20ª edizione? Lo contraddistingue soprattutto la numerosa partecipazione, 183 squadre con una rappresentanza anche dall'estero, abbiamo una squadra che arriva dalla Polonia, è una squadra da Orlando, del socio tra l'altro del Cesena Veglia, quindi della sua scuola calcio, e poi dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, diciamo che l'Italia è tutta rappresentata in questa kermesse del calcio giovanile che è arrivata alla 20ª edizione. Come Accademia Calcio Cesena ringraziamo in particolar modo la PlaySport, perché è l'agenzia qui di Cesena che ha l'esclusiva per promuovere il nostro torneo. A partire dalla stagione 2019-2020 il nuovo assetto del settore giovanile bianconero, direttore, si strutturerà in due aree, l'Accademia Calcio Cesena e il Cesena Football Club. Ci descriva tale accademia. Sì, noi siamo partiti con questo progetto che ha oltre l'obiettivo ovvio di crescere nella scuola calcio dei bambini che poi possono venire a far parte delle squadre selezionate del Cesena, ma soprattutto quello di aggregare nel territorio della Romagna e anche oltre, perché stanno arrivando telefonate un po' da tutte le parti, aggregare tutte le scuole calcio in questa famiglia che voglio chiamare Mondo Bianconero, per avere così la possibilità sia da parte del Cesena di scegliere con un occhio più attento anche i bambini più bravi che potranno magari sognare un domani di vestire la maglia bianconera, e nello stesso tempo vogliamo noi essere un contributo per tutte le società affiliate per accrescere il valore anche di questi settori giovanili. PlaySport, partner di fiducia delle società sportive. Sì, buonasera, ci troviamo all'Orogel Stadium di Manuzzi per un altro fantastico appuntamento, in questo caso della 20ª edizione del torneo Città di Cesena. PlaySport da 16 anni accompagna le squadre di tutta Italia, ma anche delle partecipazioni di squadre estere. Quest'anno abbiamo avuto squadre dal Canada, dall'America, dagli Stati Uniti d'America, dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia. Quindi piano piano PlaySport sta diventando punto di riferimento non solo nelle società sportive d'Italia, ma anche appunto in Europa e anche oltreoceano. Quindi questo è per noi un motivo di fortissimo orgoglio. Ecco. Thomas Zani, per la prima volta la società giallorossa parteciperà al torneo Città di Cesena. Perché la scelta di partecipare a tale esperienza formativa? Guarda, allora, per noi è la prima esperienza che facciamo fuori dalle Marche. E abbiamo deciso con la società di far fare questa esperienza alla nostra categoria degli allievi under 17, giovanissimi under 15. E poi perché Cesena? Perché io sono nativo, originario di Cesena, da 10 anni vivo nelle Marche, a Recanati, sono il responsabile del settore giovanile per motivi di lavoro e anche per amore mi sono trasferito nelle Marche, e poi anche perché conosco Daniele Martini e posso dire che c'è un'organizzazione eccellente, è un evento molto importante dove si conoscono tante realtà e quindi anche motivo di far fare esperienza ai nostri ragazzi. Davide Veglia da Miami in Romagna, perché proprio la scelta del torneo Città di Cesena? Perché è un momento che vogliamo rivivere, come abbiamo cominciato 4 anni fa quando siamo venuti al torneo di Cesenatico. È stato un amore a prima vista, gli americani vogliono tornare ogni volta che si parla di Cesena o della Romagna, e quindi ho un'occasione di portare i miei bambini 10 anni
a concorrere e a competere con i ragazzini italiani in un'esperienza che ricambierà per sempre. Ci troviamo all'Orogel Stadium di Dino Manuzzi, le chiedo un pensiero circa la nostra prima squadra. L'ho vissuta in streaming purtroppo la maggior parte delle partite, l'ho vissuta con tanto entusiasmo e con l'ambizione di rivedere in qualche anno di nuovo il nostro Cesena in Serie A tra i grandi nomi. Quindi è una grande speranza di poter contribuire in qualche maniera a ritornare ad essere grandi come una volta, insomma, pochi anni fa, diciamo.